la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Ciao a tutti, da parte di Piero Cifardo commetterò il match ovviamente con Lelia Dani. EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team. Entrambe le squadre hanno qualità, cosa che almeno sulla carta è sempre garanzia di spettacolo. Staremo a vedere. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. In porta gioca Musso, in difesa c'è Toloi con Palomino, Freuler insieme a De Roon al centro e Ilicic a comporre il reparto offensivo accanto a Duván Zapata. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. In porta c'è Handanovic, difesa composta da Skriniar in coppia con De Vrij, Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Lautaro Martinez. Partita che comincia con l'Inter in possesso. Guadagna campo, riconquistano palla bene interrompendo una potenziale occasione da rete. Intercetta il passaggio. Possesso perso. Freuler. Da seguire con grande attenzione la prova di Ilicic che può fare la differenza in qualsiasi momento. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. È in area, Pier, attenzione. 1-0! Ecco il gol dei padroni di casa. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza, Aperto le marcature con questo gol. 1-0. Occhio a Brozovic. Prova l'avanzata l'Inter. Edin Dzeko. Occhio a Darmian. Pronto per la battuta del calcio d'angolo. Al corner interviene Spazza, palla che è uscita, ci sarà la touche. Freuler rompe la marcatura. Tackle efficace ma concede l'angolo. Occhio al cross in mezzo. Finisce qui l'azione d'attacco. Si beve il marcatore qui. Çalhanoğlu. Vuole un pallone lungo. Si riprenderà con un fallo laterale. Zappacosta.
Gosens. Occhio a Zapata. Malinowski. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Ilicic. Intervento deciso. Attento in questo frangente, recupera palla. Erin Dzeko. Darmian. Dzeko. Barella. Barella! Parata eccezionale questa! Occhio al pallone in mezzo. La difesa spazza via il pallone. Si muove per vie centrali. Dzeko! Portiere che sembrava essere sulla traiettoria, ma qui la deviazione è decisiva. Il replay conferma che in effetti c'è stata una deviazione sulla conclusione da cui è scaturito il gol. Portiere sfortunato nella circostanza, non poteva farci nulla. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Freuler. Ecco Gosens. Gosens. E dai vai. Provano a salire. Continua la circolazione di palla. Freuler. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Darmian. Lautaro. Attenzione a Perisic. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Incredibile questa parata. La mette in mezzo. Barella. Lautaro Martinez. Perisic. Va avanti nella sua azione. Brozovic. Occhio a Dzeko. Palla che viene recuperata dal portiere. Gosens. Malinowski. Ecco Gosens. Duván Zapata. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Prova l'avanzata l'Inter. Lautaro Martinez. Ruba palla con un grande intervento. Hanno la possibilità della ripartenza. Passaggio intercettato. Spazio per andare. Può crossarla nel mezzo. Recupera in area. Recupero importante. Çalhanoğlu. Interrompe l'azione pericolosa. Ilicic. Freuler. Entrata decisa. Lautaro. Lautaro Martinez. Palla su Perisic. Çalha. Ottimo intervento. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Giocata di qualità
per intercettare il pallone. E l'arbitro dice che può bastare. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Zappacosta. La gioca su Ilicic. Freuler. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Cross fermato dal difensore. Lautaro Martinez. Occhio all'Inter che avanza. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Occhio al traversone. Çalhanoğlu. Gol fondamentale che spezza l'equilibrio della gara. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Freuler. Palomino. Guadagnano terreno, occhio. Ottimo il dive, vai. C'è spazio per il traversone. Palla recuperata dagli avversari. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Erin Dzeko. Brozovic. Lautaro Martinez. C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Possesso regalato. Erin Dzeko. Lautaro Martinez. C'è spazio per la ripartenza. Possesso palla, norma del vantaggio, ancora Inter. I tifosi sulle tribune sono insofferenti, sono infastiditi dall'atteggiamento troppo passivo, rinunciatario della loro squadra, poco tonica. Erano venuti allo stadio oggi sperando di assistere a una prestazione sicuramente diversa. Occhio al cross. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Arriva il momento del cambio. Con il numero 11, Remo Freuler. Entra in campo. Lautaro Martinez. Decisivo l'intervento del difensore. Duván Zapata. Ecco Gosens. È in buona posizione. Errore della circolazione nerazzurra. Lo vede. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Portiere che allontana senza problemi. Possono colpire di rimessa. Perisic. Entra deciso, gli porta via il pallone. Prosegue la sua azione. Gioca le 16 metri. Conclusione respinta, pallone ancora lì. Rete, e con questo sale a 2 oggi, l'impressione che potrebbe trovarne anche altri.
E questo è un gol che merita di essere rivisto. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio indietro del compagno. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. A 2, partita molto spettacolare. Con il numero 18, Ruslan Malinovski. Perisic, Brozovic si affida al tiki taka per far uscire gli avversari. Intervento ruvido ma corretto. Aumenta la spinta dei tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Giocare di fronte a un pubblico del genere dà una carica incredibile. Pasalic. Provano a salire. Gosens. Si libera bene qui. Tiene palla a caccia dello spazio. Sono sotto di uno, ma hanno questo calcio in angolo a disposizione. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Occhio al corner. Girata di testa che non crea problemi al portiere. Devono impegnarsi di più se vogliono trovare il gol, Pierre. Darmian. Barella. Occhio a Dzeko. Sbagliato il possesso dell'Inter. Non si arrendono, vogliono almeno il pari, può essere uno degli ultimi assalti del match. Seicento secondi da giocare ancora. Lautaro. Palla lunga per il compagno. Recupera palla con un intervento pulito. Malinovski. Pasalic cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Decisivo qui, allontana la minaccia. Un gol da recuperare per la formazione di casa, ma il tempo a disposizione è pochissimo. Dovranno farselo bastare. I tifosi dimostrano di crederci, aumentano il volume. L'energia è pazzesca sulle tribune. Occhio, cerca l'area di rigore. Duván Zapata prova a inventare qualcosa. Muriel difende bene palla con il corpo. Palla fermata benissimo dal difensore. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Posizione ideale. Palla interessante nello spazio. Parata eccezionale questa. Mucchio in area. Caccia nel gol del pareggio. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Calcio d'angolo sprecato, palla battuta troppo forte. Grande recupero. Gara che andrà avanti per altri 2 minuti. Legge bene la situazione di conquista palla. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. È in zona cross. Buono il tackle che interrompe l'azione, sarà corner. La mette in mezzo. Spazzano via il pallone. Ha rischiato, ma è un grande intervento. È finita con i padroni di casa che non sono riusciti a sfruttare il fattore campo e ovviamente sono molto delusi per aver perso questo derby.